Partita dai due volti e risultato finale 3-1 per il Riccione, che ha avuto un primo tempo piuttosto negativo, ma poi nella ripresa ha approfittato della stanchezza degli avversari, ottenendo così tre preziosissimi punti. La cronaca, ospiti apparsi subito più volonterosi e più motivati. Il Riccione stenta a impostare le proprie manovre e il Luco Canistro sta facendo un'ottima impressione. Al 20° gli ospiti raccolgono i frutti del loro maggiore impegno. Cipriani appoggia sulla destra per Fracassi, che al volo indovina il tiro giusto e trafigge l'incolpevole Carioli. Un minuto dopo lo stesso Fracassi potrebbe raddoppiare, ma scheggia la traversa. Reagisce il Riccione e al 27° Stefanelli ha la palla giusta, ma il suo colpo di testa va fuori di poco. Non è pericoloso il Riccione, nonostante tiri solo velleitari di Cerchiari al 30°, Cuttone al 36° e Magnanelli al 43°. La ripresa vede un Riccione più deciso e mette subito in difficoltà il Luco Canistro. Al 14° Stefanelli viene vistosamente spinto in area, ma per l'arbitro, affatato di Domodossola, è tutto regolare. Al 20° ancora Stefanelli riceve un pass di Magnanelli e di testa impegna Nutricato. Al 26° il Riccione giunge al pareggio. Lisi, il migliore in campo, batte una punizione dalla sinistra, entra di piede Nodari e segna. Al 34° Riccione in vantaggio, ancora una punizione di Lisi per Nodari, che questa volta segna di testa. Al 42° il Riccione si porta sul definitivo 3-1. Mischia in area ospite, rimpalli vari e la palla giunge alta a Stefanelli, che inzucca dentro. Finale caotico, espulsioni di Berardi e del portiere Nutricato e Luco Canistro che finisce in 9. Risultato finale dunque, Riccione 3, Luco Canistro 1.